Molti degli oggetti di cui l'essere umano si circonda sono, al di là della loro funzione pratica, anche simboli di bisogni, speranze o paure umane. Non fanno eccezione i mobili contenitori che riempiono le nostre case, dagli armadi alle cassettiere, dalle librerie alle credenze ai comò. Tutti questi mobili derivano da un antenato comune, la cassapanca, elemento centrale sin dal Medioevo della vita familiare e domestica, il luogo dove erano conservati i ricordi del passato e gli oggetti di valore. La cassapanca è simbolo di tutto ciò che è importante conservare, dagli oggetti preziosi ai ricordi, i sogni, le speranze. La donna la riceveva in dono al momento delle nozze, piena del suo corredo che portava in dote e non se ne separava mai, nemmeno se restava vedova o se si trasferiva in convento o al ricovero. Una volta passata a miglior vita la proprietaria, la cassapanca veniva tramandata di madre in figlia, con tutto ciò che conteneva, per generazioni. La cassapanca, da simbolo dell'individuo e della sua vita, diventava simbolo della famiglia, dei suoi legami, dei suoi affetti, della sua storia. Il mobile contenitore è simbolo di cose nascoste e ben conservate, di cui si può disporre. È simbolo di qualità, di emozioni, di ricordi, che possono essere accessibili, piacevoli e utili, oppure inaccessibili, repressi, nascosti, paurosi. Per la sua forma capiente e contenitiva può simboleggiare il principio femminile o gli aspetti della maternità accogliente e protettiva. Un armadio in camera da letto simboleggia temi intimi e sessuali collegati alla relazione con il proprio partner, ai propri desideri o inibizioni. Molti scrittori, nelle loro opere, hanno attribuito i significati più disparati a cassetti, cassapanche, armadi, dando loro caratteristiche e connotazioni sempre diverse. I cassetti che contengono tantissime cose, gli armadi con i loro ripiani, le cassapanche con il loro doppio fondo, sono oggetti che si caricano di una forte valenza psicologica segreta. Dietro questi oggetti si celano spazi profondi, spazi di intimità di chi li possiede, spazi che non si possono mostrare a chiunque. Secondo Henri Bergson, filosofo francese, i cassetti non sono altro che una serie di spazi entro cui sono confinati dei concetti. I cassetti sono anche simbolo dell'ordine contrapposto al caos, la classificazione e l'organizzazione per compartimenti. La filosofia e la scienza lavorano, metaforicamente, sistemando e inscatolando la natura e le idee in cassetti concettuali. Senza la razionalità, la natura potrebbe apparire all'uomo un caos senza cassetti. I cassetti rappresentano i pensieri, i ricordi, i segreti e i problemi che gelosamente l'uomo custodisce. Secondo Dalì, spetta all'artista, come a un ladro, il compito di aprirli e frugarvi dentro, alla ricerca dell'essenza vera dell'uomo. Il termine comò deriva da commode, parola di origine francese che significa comoda, agevole, probabilmente mutuata dal termine di lingua latina commodus. Tale contenitore, lo si evince dall'etimologia, simboleggia la comodità di inserire in ordine tutti gli oggetti che altrimenti sarebbero sparsi per la stanza. È anch'esso simbolo di ordine, organizzazione, ma in modo agevole e semplificato. Le librerie sono simbolo della cultura, della sapienza, dell'intelligenza umana, capace di organizzare, classificare, coordinare. Il contenuto di una libreria è anche un chiaro indice della personalità di chi la possiede. Quali sono i contenuti di cui si è nutrito il suo proprietario? I secrétaire erano mobili composti da uno scrittorio e da innumerevoli cassetti, simbolo, lo dice il nome, dei segreti del possessore, delle sue idee, i suoi pensieri, i suoi progetti. La credenza, come oggetto di arredamento, così come lo conosciamo oggi,
Nasce circa nel 1600 in Emilia-Romagna e in origine era un mobile basso e lungo collocato solitamente nella sala dei banchetti, sopra il quale erano sistemati tutti i cibi nei loro piatti di portata durante i pranzi offerti dalle famiglie nobili ai loro convitati di particolare rango e importanza. Fin dall'antichità era pratica comune offrire sontuosi banchetti in onore di un ospite illustre o per celebrare particolari avvenimenti. E nel Medioevo tale pratica divenne molto frequente soprattutto per celebrare l'alleanza tra due signori, spesso coronata dalle nozze dei figli delle due casate. Talvolta tale matrimonio era l'ultimo espediente per impossessarsi dei beni di un nemico, dopo aver mosso inutilmente guerra a un altro signore, suo rivale, per inglobarne i suoi possedimenti. Era proprio in occasione di tali banchetti di matrimonio che il nemico veniva avvelenato, quindi per tale ragione si affermò la pratica di fare la credenza, creando cioè persuasione in tutti i commensali che non vi fosse nessuna cattiva intenzione da parte del proprio signore di avvelenare qualcuno degli ospiti. Prima di incominciare il banchetto, un servitore particolarmente fidato della famiglia, detto mastro credenziere, dotato di una livrea particolare, entrava nella sala del banchetto per fare la credenza, cioè assaggiare, per tranquillizzare gli ospiti, tutte le portate prima che fossero servite ai commensali. E poi, rivolgendosi ai convitati con un profondo inchino, diceva: «Signori, vi è stato offerto servizio di credenza», rimanendo nella sala dei ricevimenti per tutta la durata del banchetto. Il termine passò in seguito a indicare il mobile delle stoviglie, che diviene simbolo della salubrità del cibo in esso contenuto, quindi della genuinità di chi la possiede.